abituati a pensare che la guerra sia lontana da noi nel tempo e nello spazio, sia un problema oggi di altri paesi e di altre culture. E credo questa un'abitudine pericolosa, perché il futuro è imprevedibile, lo è soprattutto in un mondo in così rapida trasformazione e in un mondo che cambia così in fretta è difficile prevedere il futuro, è impossibile per esempio pensare a quanto davvero possano essere scarse le risorse naturali. Le guerre per le risorse naturali potrebbero essere qualche cosa che oggi non immaginiamo, ma che potrebbe portare sconvolgimenti nel nostro pianeta. Alla fine la pace è assicurata dalla capacità di convivenza sociale e ciò a sua volta discende dalle istituzioni che abbiamo contribuito a creare con l'evoluzione di abitudini consapevoli o inconsapevoli, ma anche grazie al progresso delle idee, della conoscenza nella scienza sociale. Sono particolarmente lieta che sia stata scelta Milano per questa conferenza, e perché Milano ha già una rete di università, di centri di ricerca molto attive, quindi questa può essere la molla perché queste reti perché queste eccellenze di ricerca e di formazione possano rafforzare il loro network e quindi attraverso questa conoscenza diffusa possano dare questo contributo allo sviluppo dei processi di pace. Stiamo sviluppando progetti in paesi che sono paesi importanti per questi processi di pace. Un secondo progetto è il progetto che stiamo sviluppando con la Giordania, con un progetto di formazione in diritti umani e sviluppo sostenibile. Lo stiamo sviluppando con l'University of Jordan, con lo IUS di Pavia e con l'Università di Padova. È un progetto di laurea magistrale, un progetto quindi sia di formazione che di ricerca nello sviluppo sostenibile. Ecco, nuovamente vedete con una collaborazione in questo ambito può dare, io credo davvero, la possibilità di lavorare tra culture diverse, soprattutto per i giovani, perché poi loro possono essere, voi ragazzi potete essere portatori di una nuova, come dice giustamente la Fondazione Veronesi, la diffusione di una nuova cultura della pace. Possiamo dire che la scienza è figlia della ragione. È figlia del nostro intelletto, della forza del nostro intelletto. La guerra è l'opposto, la guerra è la non ragione, è l'esplosione di emozionalità. Voglio aggiungere che la scienza ha un linguaggio universale. Gli scienziati di tutto il mondo sono uniti, indipendentemente dal loro paese di origine, dal loro pensiero religioso, dal loro pensiero politico, e il linguaggio che loro usano è un linguaggio comune a tutti, un linguaggio che supera i confini, che supera ogni forma di, diciamo, riservatezza etnica. E quindi ci sembrava giusto che fosse proprio questo linguaggio universale a incominciare a muovere una grande quantità di cervelli nel mondo per iniziare un movimento che è inevitabile, possiamo dire. Il mondo vuole andare verso la pace, le popolazioni vogliono andare verso la pace. Il primo è quello di educare le nuove generazioni al principio della pace, al concetto della pace, all'applicazione in ogni circostanza dei principi della pace. Nelle scuole primarie, nelle scuole medie, nelle università. Quindi questo è il primo elemento, se vogliamo avere nei prossimi decenni una popolazione. Secondo, un appello a tutti i paesi, alle nazioni, ai governi, perché lentamente ma progressivamente si passi a un programma di abbandono degli armamenti, di riduzione, diciamo, anche fare i conti con gli interessi dell'industria degli armamenti, sono interessi molto potenti in molte parti del mondo e certamente troveremo resistenza. Sono obiettivi
importanti, ma chiaramente difficili da raggiungere, ne siamo consapevoli, e questa è una sfida che vogliamo, che abbiamo noi stessi raccolti, creato e raccolta. The question is, can we avoid it? Can we do something different? Can we create an alternative future? If we look at history, about 100 years ago, people spread, looked at the change to fight each other over the last remaining wealth, or we can dedicate ourselves to solving the energy crisis. We can develop alternative and sustainable fuels. As water becomes scarce, as the global climate continues to change, as pandemics sweep across the world, the role of science will determine whether these looming crises are handled through aggression, conflict, or through discovery.